Bene ragazzi, quindi con esatto ragazzi, Spec Ops The Line, mamma mia questo gioco, la scorsa parte è stata devastante, vediamo se quest'altra parte sarà, madonna c'è un Ollie appeso. Quando ero sotto il suo comando a Kabul, era un uomo d'onore. Volevo guardare il dettaglio delle corde. Carino, minchia. È carino dai, non è eccelso ma è carino. Sembra un po' piatta, di vista così, non sembra in 3D, sembra in 2D. Però dai. Io mi accontento di poco. Non voglio le graficone. Questo gioco, fra l'altro, come comparto grafico, no, secondo me non è neanche male, essendo uscito da tantissimo tempo. Ma neanche io sto capendo niente, infatti. Ah, sono vivi questi. Oddio, c'è gente che li mira, però. Ehi, Cecchini. Cosa diavolo è questo? Questo è Dubai, capitano. È ciò che affronto ogni... Ma che cazzo vuol dire? Il mio compito è mantenere l'ordine. Senza, saremmo morti molto tempo fa. Questo è un test. Sì, proprio così. Il civile sulla destra ha rubato dell'acqua. Un delitto capitale. Il soldato a sinistra è stato mandato ad arrestarlo. E l'ha fatto. Nello stesso tempo ha ucciso tutta la sua famiglia. Perché? 5 innocenti sono morti perché questi due animali non hanno saputo controllarsi. Vabbè, ma è peggio, ma non è vero, cosa, ma va bene, ma so benissimo che scegliere, tranquillo. Il più lontano possibile. Basta così. Ovviamente no, perché siamo ancora qui. Dobbiamo stare al suo gioco. Ma non è vero, ok, sono colpevoli sì, ma non ha senso punirli in questo modo entrambi. C'è un po' di disparità fra le due colpe. Giudichi questi uomini o paghi per l'insubordinazione. Va bene, starò al tuo gioco. Sì. Starò al tuo gioco. Questo ha rubato dell'acqua. Questo ha sterminato la sua famiglia. Questo non si è potuto controllare per il semplice fatto che aveva sete o voleva rubare dell'acqua per i figli e la moglie. Questo ha detto ok, lo arresto, però intanto stermino la sua famiglia. La scelta è abbastanza chiara. Ricarico. Comunque è terribile. Io sono un militare e questo tizio mi sta facendo sparare a dei civili. Cercate anche di capire, oltre al fatto che è figo nel gioco questa meccanica, quanto è folle per un militare fare una cosa del genere. E negai la vendetta per cosa avete fatto al cancello. Ma sei una merda. Muoio. Ma sei una merda, sei. Tu sei con me, vero? Chi è quello lì? È Lugo, non siete. E vabbè, quanti siete? Tieni questo, va. Vabbè. Aia. Non vedo più nessuno. Casino! Sparate! Lugo e Adams stanno facendo cosa almeno? Merda! Vabbè. Spara lui! Oh, bella! Ce n'è un altro là o sbaglio? Sì! Oh mio Dio, mi ha preso in pieno! Ecco! Vabbè! Dai, non mi ha dato neanche un secondo di schermata grigia, cosa vuol dire? Guardate che ora è lui sopra il precipizio, sopra il baratro. Nelle vecchie schermate di ricaricamento c'erano le vittime. È molto simbolica questa cosa. È una discesa all'inferno quasi. È bellissima sta cosa. Ok. Quella lì, quella gente in teoria è morta. Io qua ci muovo. Ma dov'è la gente col bazooka? Che non c'è ancora. Ma tango cosa? Eccolo. No, sto qua spara. Dov'è il tizio col bazooka? Ok, è andato. Ma io ce l'ho quell'arma che spara. Ok, sì. Cambiamo un po' lato perché qua mi fanno il culo. Ma dove? Eccolo. Cambia lato. Oh, vabbè, cos'è? Ma no, ma dai. Ben arrivato, ok. Eccolo lì. Cosa fai? Ma basta, ma è immortale. Ok. Cambiamo colpi di questo. Oh vabbè, quanti? Guarda, stai indietro, stai.
Ok. Ce n'è uno, eccolo lì il bastardo. Andato, ok, andato. Ce n'è altri? Sì che ce n'è altri, ce n'è uno lì. Aia! Come cazzo fate ad ammazzarmi in un colpo? Cambia lato. No. Dai, su. Non vedo niente. Non so cosa fare. Ok, è andato. Quanto è difficile. Sparata, eccolo là. Ho trovato. Oddio, seriamente. Eccolo, oh mio Dio, sta arrivando. Eccola che sta arrivando. Che figata, sta arrivando, ragazzi. Fottetevi, stronzi, che sta arrivando. Fottetevi. Tanto siete fottuti, siamo tutti morti, siamo. Oh mio Dio. Aggrappati. Mamma mia. Quanto è bello questo gioco, ragazzi. Aia, no, scherzo. Neanche. Oh mio Dio, si è messo gli occhiali fieri, si è messo, guardalo. Andiamo. Trova un riparo. Ma che figata che è. Non vedo. Merda. Vai giù. Ok. Cosa cazzo è che si muove così? Il ponte? È il ponte? Oh mio Dio, ragazzi, qualcosa sta per crollare. Oh mio Dio, no. No, dai. Ok. Mamma mia. Ok. Sparate a lui. Non vedo dov'è. Ok, preso. Andiamo, ragazzi, andiamo. Dove? Di là? Ok, va bene. Tanto devo. Merda. C'è ancora gente in giro. Porca puttana. Ok. Ragazzi, state attenti, cazzo. State attenti anche voi che non posso curarvi. Non posso curarvi. Ok. Vai. L'unico altro gioco di guerra che esprima così tanti sentimenti e emozioni, secondo me, è Binary Domain. Non ho mai giocato, ma tutti dicono che sia così. Aia, e in più c'hai i comandi vocali. E in più anche lì giocate insieme a della gente che sta con voi, un po' come adesso Adams e Lugo. Solo che lì invece che dagli comandi, come faccio io qua, con il rombo rosso, glielo fai con la chat vocale. Secondo me è fighissimo. Tipo copritemi e cose del genere. Secondo me è fighissima sta cosa. E dicono tutti che abbia una trama incredibile. Questo è Binary Domain. Quindi si potrebbe pensare di farlo. Quindi se siete interessati al gioco, aspettate, perché potremmo anche farlo sul canale. Merda, questo qua è imprendibile, oh. No, non riesco a prendere, c'è troppo vento. Ok, ce l'ho fatta, andiamo. 30 metri, 20 metri, 15 metri. Ok. Cos'è che dovremmo sentire? Cos'è che vedono e sentono? Di cosa stanno parlando? Del tubo? Madonna, che ansia. Che sollievo. So che sta ascoltando, colonnello. Senta qui. Che figo, c'è il rimbombo. Questa guerra è finita. Dubai verrà evacuata. E a lei verrà tolto il comando. Ci mancherebbe altro. Wow, ragazzi, wow. Io sono sempre più senza parole per questo gioco. Scusate se mi ripeto sempre, ma è bellissimo, cazzo. Riggs. Via libera, Walker. Allora equipaggiatevi, ci muoviamo. In che direzione? Prima della tempesta a Conrad serviva un punto d'osservazione da cui vedere per miglia intorno a Dubai. Quindi sarà in cima a qualche palazzo. Infatti. Lo sto seguendo talmente tanto bene che riesco a capire anche ciò che dicono, mentre negli altri giochi sono sempre a sparare così tante cazzate che nella trama ogni volta non capisco quello che dicono, cose del genere. Non possiamo ignorare quello che abbiamo visto. Non ce ne andremo da Dubai finché non potremo evacuare i sopravvissuti. Dovete solo fidarvi di me. Mica, dobbiamo arrivare là, ragazzi.
Cioè, dobbiamo rifare la follia pura. Però anche figaggine estremamente. Intanto ascoltiamo. No. Grazie a una soffiata abbiamo visitato le stazioni. No, dai, non posso ascoltare. No, allora non c'ho voglia. Ok, è tutto, però vabbè, minchia. Oh, Rix! Ok, è dalla parte nostra, Rix, confermato. Confermato. Aia! Ha sparato col bazooka da un centimetro, ma non me lo aspettavo. Ma dai. La dissonanza cognitiva è una sensazione spiacevole causata dal mantenimento di due idee conflittuali contemporaneamente. Molto, molto interessante. Relatable. Allora, te te ne vai a fanculo. Ma muoviti, basta. Oh, però aspetta, i colpi, scusa. Ci sono i colpi qua prima, mi servono. Ecco. 20 colpi possono essere vitali. Possono essere di salvezza vitale. Si va, si va, si va. Che prendi il bazooka. Okay, scambiamo. Sì, lo so che l'umpe c'ha più colpi, però. Devo sparare a chi alla fine? Siamo tutti contro tutti quando no. Ma perché dovrei sparare quello col bazooka, quello lì? Che spreco. Quello è con noi, infatti. Quello è con noi. Va bene, ok, sparo col bazooka. Esploso. Sì, comunque che spreco è sparare a questo con il bazooka? Perché mi vogliono far sparare con il bazooka? Dove? Vabbè, ma anche lì spreco incredibile. Cioè, bastano tre colpi di M4. Ai. Comando stordisci a quello lì, dai. Sparate a quello lì, no, ci penso io allora. Ok, adesso magari. Olè, baby. Abbiamo anche finito i colpi. Dove? C'è uno qui, va bene, ok. E uno. E due. Ma come? No! Non posso sparare con i bazooka sti qua, dai. Raccogli. Lo so. Pa pa pam. Ma muori? Cazzo è? Ma guarda, tutti Robocop. Oh, ancora? Ok, scendiamo anche noi, sono scesi tutti. Sì, raccogli. Molto meglio. Cura. Ma muori te. Ci penso io, ti copro io. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Vieni, curalo e vieni. Ok. Capitano Walker. Jet Riggs, ora entrate prima che. Eccolo Riggs, tipo al Kogan. Come? Forse è stata, ma vi abbiamo salvato il culo. Il ragazzo ha la lingua lunga. E non solo quella. Ha anche ragione. Davvero? Sergente lungo. Vabbè, basta. Sergente lungo. Non potete salvare tutti, eh? Siete lo so. Con me, ragazzi. Ma di cosa? Ti va di ascoltarmi prima di sparare, figliolo? Sparare o sparare minchiata? Certo che abbiamo un piano. Prego. Di massa e Carrara. Devo smetterla. Da qui c'è l'impianto idrico principale della città. Ci stavamo. Non ci credo. Ci hanno bloccati. Il piano, capitano, è di prenderci acqua e fregare il fottuto 33esimo. Credi davvero che l'acqua sia la chiave? Siamo nel deserto, ragazzo. L'acqua è la chiave di tutto. C'ha ragione, è furba sta cosa, eh. Granata. Ecco. Come granata? Ma perché lo dicono? Cioè, se l'hanno detto i nemici sono degli idioti. Merda, vedo. Oddio, ma sono. Non mi hanno sparato, perché? Perché non mi hanno. Cosa succede? Perché non mi hanno sparato? Va bene. Ma cosa vuole il Kogan? Sì. A parte che non li vedo, scherzavo. Questo qua che vola, cosa fa? È pazzo. Granata in arrivo. No, non vedo. Aiuto. Oh, sparato a caso, ok. Dov'è? Dov'è la gente? Ma dove? Aia, scherzavo. No. Scherzavo. Madonna, ragazzi.
Dai, è lì. Ma dovresti essere morto da eoni. Ok, è andato. Dai che stiamo andando bene. Ce n'è. Dove è Riggs, infatti? È sparito, perché? Ma dove? È lì? È lì, è quello, Riggs? Sì, è quello, Riggs, ok. Nemico a terra! Sì, a terra! Riggs, però, spara. Non stare in alto come un canarino sul trespolo e basta. Spara. Figura di merda che ti ha fatto quello lì. Era lì che gasava i suoi. Ma non vi faccio neanche arrivare. Ma c'ho ancora la bazooka io, ma cazzo. Mi serve un'arma. Please, Figè, mi serve un'arma a me. Ok, bene così. Bene così, ok. Va bene. Sono comunque stato. Minchia, granatina lì ci vuole perché siete un po' tanti, eh. Ok. Ma esplode? Ricarico, esplode o no? Fattore umano, accidente sbloccato. Ok. Bene. Hai rotto il cazzo. Poi chi altro ha rotto il cazzo? Oh, ti ho appena sparato. Un bisonte in arrivo. Oddio, no, è quello corazzato. Seccate quel fante pesante. Sì, io non ci voglio speccare colpi su quello lì, ragazzi. Sparate voi. Non c'ho per niente voglia. Cazzo. Ok. Solo tre, dai. Sembra libero. Ho letto sembra Brillo, non so perché. Vediamoci in cucina, oddio, lo chef Tony, chi è? È Gordon Ramsay in verità lui. Vediamoci in cucina. Oppure uno che fa meth. Metafetamina, ok. Burocrate. Lugo è schizzato comunque. Pronti a ribellarsi, gli abbiamo dato solo gli strumenti. Per farsi ammazzare. Occhi aperti, abbiamo compagnia. Merda. Oh, madonna. Non rompere il cazzo e neanche te. Con questa morte si finisce il video.